Buonasera a tutti, sono molto contenta e sono veramente molto contenta di poter avere qui Alaa Laswani a raccontarvi qualcosa della rivoluzione egiziana. E sono molto contenta perché Alaa Laswani questa rivoluzione l'aveva prevista e l'aveva prevista tanti anni fa. Per chi ha letto Palazzo Yacoubian, c'erano già i segnali della rivoluzione là dentro. Vorrei parlarvi di Khaled Said. Khaled Said era un ragazzo egiziano che è stato ucciso da due poliziotti il 6 giugno del 2010, quindi qualche mese prima della rivoluzione, del 25 gennaio del 2011. Non aveva fatto niente di male, non aveva nemmeno, come dire, un passato di attivista politico in Egitto, era solamente un ragazzo che era andato in un internet caffè per guardare, per entrare un po' nella rete, eccetera. E i due poliziotti lo hanno preso, gli hanno sbattuto la testa contro un tavolino di marmo, lo hanno portato fuori, gli hanno sbattuto la testa contro una cancellata di ferro e Khaled Said è morto. In quell'occasione Alaa Laswani scrisse uno dei tanti articoli, dei tanti commenti che ha scritto sulla stampa egiziana indipendente, questo è bene sottolinearlo, raccontando perché l'aver paura e soprattutto fare compromessi con il regime a quel punto non salvava nemmeno più la vita dei ragazzi egiziani. E lui scrive: qualsiasi egiziano può subire la stessa sorte di Khaled Said. È già successo a centinaia di migliaia di persone, coloro che sono affogati nei traghetti della morte affondati nelle acque del Mar Rosso, coloro che sono stati seppelliti sotto le macerie dei palazzi crollati a causa di licenze edilizie ottenute a suon di mazzette e all'uso di materiali da costruzione scadenti, coloro che sono morti avvelenati da cibo avariato importato dai grandi commercianti del paese, coloro che disperati si sono ammazzati perché non vedevano un futuro. E questo ricorda il suicidio di Mohamed Bouazizi il 17 dicembre del 2010, alcuni mesi prima addirittura. E gli studenti universitari che hanno cercato di scappare dal paese per andare a pulire cessi in Europa, ma sono affogati sulle carrette della morte, alcune delle quali, come ben sapete, erano dirette verso l'Italia. Tutti costoro erano cittadini pacifici che non avevano mai opposto resistenza al dispotismo perché credevano, esattamente come il contadino della storiella che è all'inizio di questo articolo, che avrebbero potuto convivere con il regime, chinare la testa di fronte all'oppressore e quindi mettere in piedi il loro piccolo mondo sicuro per sé e per i propri figli. Tutti costoro invece hanno perso la vita proprio a causa di quel regime che avevano paura di affrontare. In altre parole, quello che è successo loro come risultato della sottomissione è stato, né più né meno, quello che temevano sarebbe successo loro se si fossero ribellati. Le conseguenze del coraggio non sono mai peggiori delle conseguenze della paura e l'unico modo per sfuggire a un dittatore è affrontarlo con tutta la sua forza. Questo articolo è stato scritto il 22 giugno del 2010, esattamente 6 mesi prima della rivoluzione egiziana. E allora vorrei chiedere ad Alaa quanto coraggio ci vuole per vincere la paura. Well, I think I'm a normal person, and I feel fear like anybody else. But the most important thing is to. Io penso di essere una persona normale, ma percepisco, sento la paura come gli altri. L'importante è essere determinati, determinati in modo da superare questa paura. Dicendo quello che diciamo, se non diciamo quello che dobbiamo dire, vuol dire che perderemo rispetto per noi stessi e a quel punto non si può andare avanti, non si potrà mai essere scrittori senza poter dire quello che si deve dire. Quindi si perde tutto. L'importante è superare questa paura per noi stessi, per poi avere il coraggio di sostenere gli altri. Quindi è importante dire quello che dobbiamo dire per essere persone migliori. E mi viene in mente un detto, una citazione di Che Guevara, il quale disse che l'importante è dire sempre quello che pensiamo e poi fare sempre quello che diciamo. You do always what you say. I try to follow that. Allora,
Questa è una pratica che, conoscendo la Laswani da sei anni personalmente, gli ho visto seguire, e cioè essere coerente ed essere un oppositore del regime di Hosni Mubarak, sempre, in ogni occasione, e pagare anche un prezzo alto per questo. Quello che però mi chiedo è come il popolo egiziano ha superato questa paura, perché nella mia esperienza, soprattutto negli ultimi anni, fino al giorno prima della rivoluzione, il popolo egiziano appariva prostrato, senza speranza, senza forza, debolissimo, fragilissimo. Per alcuni versi mi ricorda anche la situazione italiana, cioè questa assenza di prospettiva. E allora vorrei sapere come il popolo egiziano, in tutte le sue componenti, dal contadino alla persona povera della grande Cairo, sino agli intellettuali, come questa società è riuscita a rompere il cristallo della paura? Ma penso che sostanzialmente il popolo egiziano non sia molto diverso da altri che vivono o che siano vissuti sotto una dittatura. Una dittatura può durare anche anni, perché non ci vuole un talento particolare per essere dittatori. Basta essere criminali, basta la volontà di uccidere e di torturare chi la pensa diversamente. Quindi se si è pronti a questo si può avere successo come dittatori. Basti pensare alla situazione di altri popoli, gli spagnoli sotto Franco, i russi sotto l'Unione Sovietica. Chiunque viva sotto un dittatore conosce questa medesima sofferenza, però si giunge a un momento che io definirei il momento della rivoluzione. È un momento in cui i sentimenti giungono al colmo e quindi a quel punto si è pronti per un cambiamento. Le persone sono talmente frustrate che vogliono agire per il cambiamento anche a costo della propria vita, perché dicono: io voglio avere la libertà per i miei figli. A quel punto penso che si possa parlare del momento in cui si è pronti per la rivoluzione, e basta una scintilla per far scattare la rivoluzione. In Egitto abbiamo avuto tre scintille, tre momenti che hanno poi scatenato questa rivoluzione, tre cause. E c'era ad esempio l'ondata o lo sciopero di grande successo del 2008, uno sciopero ad opere di gruppi di attiviste, donne, e uno sciopero che ha avuto grande successo e una grande adesione. Questo era quindi una tra le scintille. Seconda scintilla poi l'incidente dell'uccisione di Khalid Said, di cui abbiamo letto prima, e mi ricordo di aver visto un giovane manifestante dopo quell'incidente, il quale diceva: ma noi in Egitto vogliamo essere trattati come esseri umani, se no non si può andare avanti. E pensavo: ma qualcosa si sta muovendo, le cose stanno per cambiare. Poi la terza scintilla, le elezioni con tanto di brogli del 2008 e quello che 2010, scusate. E quello che era molto triste lì era vedere in quale maniera erano stati effettuati questi brogli. Quindi era una cosa talmente palese, e il messaggio per gli egiziani era: ma fate quello che volete, ma voi non siete niente, quindi noi facciamo come ci pare, io faccio quello che mi pare. C'erano poi dei tentativi di organizzare un dialogo politico diverso, alternativo, e si chiese in televisione a Mubarak: ma cosa pensa lei di queste persone che parlano del desiderio di un ambiente più giusto? E egli rispose: ma che si divertono, che si divertono. E mi ricordo che il secondo giorno della rivoluzione egiziana, in piazza Tahrir, c'erano dei manifestanti che avevano anche degli slogan: Mubarak, ora ci divertiamo. Ovviamente chiederò a Alaa Laswani
della sua esperienza nei 18 giorni eroici di Piazza Tahrir e nei giorni successivi al febbraio del 2011, all'11 febbraio del 2011, quando è caduto, quando hanno buttato giù Hosni Mubarak. Però prima di questo, proprio per farvi arrivare fino a Piazza Tahrir, che è questa piazza nel centro del Cairo, che è Piazza della Liberazione, che è anche però il simbolo del potere, perché Piazza Tahrir, voi ve la ricorderete perché c'è il museo egizio che dà su Piazza Tahrir, ma ci sono almeno altri due palazzi importanti che contornano Piazza Tahrir. Uno, il palazzo che è stato incendiato del Partito Nazionale Democratico e quindi del partito dei Mubarak, di Hosni, ma anche di suo figlio Gamal e della cricca attorno a loro. E poi l'altro palazzo, il Mogamma, il ministero del famigerato Ministero dell'Interno, che chiude dal l'altra parte Piazza Tahrir. Ma Cairo non è solamente Piazza Tahrir, Cairo è una megalopoli di 20 milioni di abitanti, anche se non si riescono a fare le statistiche tanto, ma è a contare uno per uno gli abitanti del Cairo, ma è una megalopoli di 20 milioni di abitanti. La mia esperienza è che piano che gli anni passavano, Cairo è rimasta sola, è stata lasciata sola dal potere, mentre il potere se n'è andato da altre parti, se n'è andato a vivere nei resort, se n'è andato a fare le sue vacanze nei resort turistici esclusivi, è andato a vivere nelle città satellite dove era tutto perfetto, tutto pulito, c'erano le piscine, c'erano le scuole, c'erano gli ospedali che curavano bene, non c'erano gli ospedali pubblici che curavano male. Cairo è diventata sempre più decadente, sempre più sporca, sempre più lasciata sola e abbandonata. La rivoluzione è come se avesse vendicato il Cairo, come se avesse rimesso il luogo in cui risiede un quarto della popolazione egiziana al centro della scena, e in quella scena c'era il popolo egiziano. E è quindi come se, e lo dico perché Cairo in arabo per gli egiziani ha lo stesso significato di Egitto, Cairo ed Egitto si dicono nello stesso modo in arabo egiziano. E vorrei che a questo punto Allah Swani ci raccontasse che cosa è stato il Cairo, non solo per lui ma per questa rivoluzione. I think the Tahrir Square has become very famous all over the world, but to be fair... Ma penso ovviamente che Piazza Tahrir sia diventata famosa a livello mondiale, ma ci sono tante piazze Tahrir in tutte le città egiziane e che qui era la piazza nel centro del Cairo che è diventata simbolo della rivoluzione, ma c'erano altre piazze e la rivoluzione era ovunque. Io sono nato al Cairo, quindi conosco bene il Cairo, ma devo dire che queste tre settimane trascorse in Piazza Tahrir durante la rivoluzione hanno rappresentato per me un'esperienza ricchissima. C'erano almeno 2 milioni di manifestanti presenti nella piazza, dormivano lì e io dovevo pronunciare almeno un discorso ogni notte, talvolta anche due, ma tutto era ben planificato, tutto era ben organizzato. C'era il responsabile dell'organizzazione del microfono che mi parlava ogni sera con me e lui mi diceva quello che la gente vuole sentire, quello che interessa la gente adesso, quello che preoccupa la gente, e elencava le cose. Quindi io intervenivo e devo dire che ho parlato in pubblico migliaia di volte, però quell'esperienza di parlare davanti a milioni di manifestanti in quella piazza alle 2, alle 3 della mattina in piena epoca di rivoluzione, devo dire che ha rappresentato un'esperienza unica. In the revolution is very very unique experience. I think that the Egyptians, I
I lived with during the... Penso di aver trovato negli egiziani con cui ho passato questo periodo della rivoluzione, penso di aver trovato in loro delle persone migliori rispetto ad altre del passato, perché qui le persone avevano trovato il coraggio. E, dal 28 gennaio in poi, quando traballava il regime di Mubarak, erano posizionati su tutti i palazzi del Cairo dei cecchini. Quindi ho vissuto questa esperienza, ero presente lì, c'erano questi cecchini appostati su tutti gli edifici, di giorno si coprivano il capo con un tessuto bianco, poi la notte usavano un'attrezzatura al laser, quindi sparavano, c'era questo laser, erano questi raggi laser che spaziavano sopra la città, sopra la folla, e quando si fermavano questi raggi si sapeva che era stato raggiunto un bersaglio umano, quindi lì era la fine di una vita. Queste persone, questi cecchini, erano molto abili, facevano bene il lavoro che erano stati pagati a fare, erano stati pagati per uccidere in maniera efficiente degli egiziani. Bastava un contatto con la testa umana e non c'era nulla da fare. Vedevo che la gente lì era estremamente coraggiosa, perché la morte non rappresentava più un rischio, un'idea davanti alla quale si doveva indietreggiare. No, c'era la volontà di convivere con la possibilità della morte. Mi è successo a milioni di persone. Hai visto anche morire delle persone accanto a te? Yes, yes. I had I saw that many times, and I was like anybody else. I was asking myself why. Sì, ho visto morire delle persone nei pressi quando ero presente, ma a questo punto però la realtà era che la gente non cercava di scappare, la gente rimaneva lì ma non cercava di scappare. Ho letto anche dopo dei testi di psicologia che esaminano questo fenomeno, e sembra che in un momento di rivoluzione come questa l'individuo non si percepisca più come un io, bensì come facente parte del noi, quindi non ci si sente più come degli individui, bensì come elementi della rivoluzione, elementi determinati a conseguire un obiettivo senza avere cura di se stessi. Su YouTube c'è un video bellissimo che mostra un momento di queste manifestazioni, quando c'era un ufficiale militare egiziano che scendeva da una macchina militare e cominciava a sparare su dei manifestanti che erano presenti, e si vede che c'è un giovane egiziano che si avvicina da dietro, che si arrampica sulla macchina, che afferra per il collo questo ufficiale e comincia quindi a picchiarlo. E poi si ritira e si vede che c'è un poliziotto presente che è armato e ha paura di questo manifestante che non ha alcuna arma tranne il proprio coraggio. Ran away with his car, with his pistol, and he got scared from the protester who didn't have anything but his courage. I must thank you. I must say a few words about the feeling of solidarity inside the revolution, because era anche bellissimo vedere la manifestazione di solidarietà durante questa rivoluzione. Era una cosa che colpiva veramente e che ho notato in queste 3 settimane che ho passato in piazza con i manifestanti, perché non era sempre possibile, non era possibile capire chi portava da mangiare e da bere. C'erano delle persone che portavano sempre delle bevande, del cibo, non mancava mai niente, però le persone appena avevano lasciato da mangiare e da bere andavano via, quindi non si sapeva chi fosse stato a portare tutto questo. Chiaramente ci sono dei ricchi che hanno avuto un ruolo e che bisogna riconoscere il loro ruolo e il loro apporto economico ai manifestanti.
manifestanti, però io penso che sia più importante riconoscere e essere grati alle persone molto povere, perché alle 4 della mattina si vedeva che c'era gente povera che usciva dalla propria casa straccarica di panini, con centinaia di panini da distribuire per la gente che era in piazza. E quindi a mio avviso è soprattutto questo ceto povero della società che bisogna riconoscere e ringraziare. Non era facile per queste persone portare tutto questo. E poi bisogna anche vedere in che misura era organizzata la rivoluzione. C'era un comitato che si occupava di tutto, della sicurezza, delle relazioni con la stampa, delle verifiche delle persone che volevano accedere alla piazza. Tutto era organizzato. Una volta mi è capitato di arrivare con dei giornalisti stranieri e c'era lì presente una persona, un esponente del gruppo rivoluzionario che aveva le credenziali in quanto rappresentante del comitato stampa e esordiva dicendomi: ma va bene, sono amici tuoi, quindi possono passare senza problemi. E io dicevo: no, ma bisogna verificare qua, io ti spiego chi sono queste persone. E a quel punto venivano chiesti i passaporti, eccetera. Quindi c'era sempre la giusta attenzione all'organizzazione. Poi mi ricordo anch'io di aver subito delle osservazioni di questo tipo, perché una sera, ad esempio, ero molto stanco, mi veniva voglia di fumare e ho gettato per terra il pacchetto. Si è avvicinata una persona e mi diceva: ma io stimo molto la sua scrittura, apprezzo molto. Io dicevo: ma grazie, è molto gentile. E poi questa persona mi diceva: ma però la prego, non lasciare, non lasci per terra questi rifiuti. Sì, mi sentivo proprio come un bambino rimproverato. Quando sono tornato ho risalutato la persona dopo aver gettato nel cestino queste immondizie, e lei mi diceva: sì, ma va bene, è normale, perché vogliamo tutti un nuovo Egitto e il nuovo Egitto deve essere un luogo pulito, non è vero? Piazza Tahrir ha continuato a vedere manifestazioni fino a pochi giorni fa, e quindi si è sempre riempita di nuovo di milioni di persone. Quando però è finita la prima fase eroica, appunto, i primi 18 giorni della rivoluzione, i ragazzi hanno smontato le tende, e per come dire, raccordare questo ricordo con la vecchia signora di Allah, che trovate descritta peraltro dentro il libro, e i ragazzi la mattina dopo si sono svegliati presto, sono andati di nuovo a Piazza Tahrir, ma non per piantare le tende, ma armati di scope, per pulire la piazza e per esempio rimetterla a posto delle parti che erano state divelte, delle pietre che erano state divelte, per poterle lanciare contro le forze di sicurezza. Per chi conosce il Cairo, che è sempre stata descritta, e lo è, una città molto sporca, e sempre più sporca man mano che il regime era sempre più duro, questo gesto dei ragazzi che sono tornati in piazza con le scupe per spazzare Piazza Tahrir è stato un gesto a suo modo ancora più rivoluzionario, perché dava il senso della cesura fra un primo e un dopo. E io vorrei continuare a far raccontare ad Allah le facce della rivoluzione, perché per chi ha letto Palazzo Jacobiano, e io credo che qui molti di noi lo hanno letto, amato e magari anche riletto, chi ha letto quel libro sa che alcune di quelle facce erano a Piazza Tahrir, pur non conoscendole sa che alcune di quelle persone rappresentavano le persone che erano a Piazza Tahrir. E io vorrei che Allah ci descrivesse alcune di queste persone. Chi c'era a Piazza Tahrir? Quali facce vecchie, cioè che lui aveva raccontato nei suoi racconti e nei suoi romanzi, e quali facce nuove che lui invece non aveva mai incontrato prima? No, I must say that now what we are talking, the Tahrir Square has a very important manifestation. I called for this manifestation with many other people.
But for the first time I miss the Tahrir Square because this is the first Devo dire che effettivamente continuiamo a popolare la piazza Tahrir, ci sono delle manifestazioni settimanali per la prima volta, adesso ne perdo una perché sono qua con voi, ma mi fa piacere essere qui con voi, quindi non mi sento in colpa. E piazza Tahrir rappresenta adesso, se vogliamo, una specie di parlamento popolare, non abbiamo ancora un parlamento eletto propriamente detto, ma in piazza Tahrir la gente può esprimere quello che vuole dire. E c'erano dei tentativi da parte dell'esercito di negare l'accesso a piazza Tahrir alla gente, ma questi tentativi sono falliti perché abbiamo imposto la nostra volontà di mantenere questa piazza aperta come luogo per antonomasia della rivoluzione. Quindi ci sono queste manifestazioni e abbiamo ottenuto adesso che la polizia e l'esercito non intervenga nella piazza che è nostra. Quindi è questo il significato oggi di piazza Tahrir per tutto l'Egitto. Police or army officers to be in our Tahrir Square and they obeyed, so they were through yesterday and today Tahrir Square is again for the Egyptian people. During the revolution, I saw all the elements of Egyptian society in the revolution. Everybody was. Durante la rivoluzione vedevo tutti gli elementi della società egiziana che manifestavano: i ricchi, i poveri, gente che veniva dalla campagna, dalla città, cristiani, musulmani, tutti. E c'era addirittura sempre anche la celebrazione di un rito musulmano e anche cristiano. C'erano le preghiere musulmane seguite dalla messa cristiana. Quindi c'erano queste manifestazioni di religione insieme in piazza, sempre. E il regime mandava poi i duri, i gorilla, ad uccidere a un certo punto. Mi ricordo che questo è successo il 2 febbraio, prima delle dimissioni di Mubarak. E c'è su YouTube un filmato veramente emozionante che dimostra che questo avviene, irrompono nella piazza questi gorilla nel momento in cui pregano i musulmani. E si vede sul filmato che ci sono i cristiani che si fanno avanti per difendere i musulmani e viceversa. Quindi queste manifestazioni di solidarietà. Non c'era quindi una sola componente della società, c'era tutta la società egiziana in tutta la sua diversità che era presente. Si vedevano persone povere accanto ai borghesi vestiti bene con i loro occhiali da sole, quindi la rivoluzione implicava e faceva partecipare tutti. Questo sicuramente era uno dei motivi importanti del suo grande successo. One of the main reasons why the revolution succeeded. Internet è diventato anche un grande archivio della rivoluzione, quindi tutte queste cose, tutte queste immagini veramente le potete vedere, scaricare e guardare per capire che cosa è successo. Però questa è la parte, come dire, che tutti noi abbiamo vissuto anche con passione, è la parte più bella. Però a questo punto c'è bisogno di una domanda sulla controrivoluzione, perché di controrivoluzione Alaa Laswani parla molto spesso in questi mesi e sin dalla primavera scorsa. Una rivoluzione è successa, ma i tentativi del regime di conservare se stesso, magari in altre forme, ci sono tutti e sono tutti in corso in questo momento, perché ci devono essere le elezioni, con quale legge elettorale, per fare quale costituzione, per eleggere poi quale presidente e chi vincerà le elezioni, chi farà il governo. Ma a prescindere da queste questioni tecnico-politiche, quello che spesso sottolinea Alaa Laswani è questa controrivoluzione strisciante che è iniziata sin dall'indomani della rivoluzione. E dunque vi chiederei a questo punto di spiegarci meglio cosa vuol dire controrivoluzione, cosa vuol dire per un regime tentare di salvare se stesso, un regime che non è fatto solamente da Mubarak, ma è fatto dalla persona attorno a Mubarak, dagli imprenditori che lo hanno sostenuto, dalla sicurezza dello Stato e quindi dalle centinaia di migliaia di poliziotti, informatori e quelli che il nostro interprete qui ha chiamato
gorilla, che poi erano tantissime e sono tantissime. Cosa significa controrivoluzione? Well, usually after ma dopo una rivoluzione c'è generalmente una controrivoluzione che viene attuata sostanzialmente da persone legate al regime, al vecchio regime, che vogliono impedire il cambiamento o che vogliono riprodurre il regime che era in forma diversa. Questo è vero di tutte le rivoluzioni. E devo riconoscere qua che l'esercito egiziano non si è mosso per proteggere, per tutelare il dittatore in questo caso. Quindi questo a differenza di altri contesti, basti pensare alla Libia, alla Siria, bisogna riconoscere questo. Ma se pensiamo a questo consiglio militare e pensiamo al suo ruolo di forza che presiede nel periodo di transizione per traghettare il paese verso le elezioni previste nel mese di novembre, vediamo che questo gruppo militare non ha preso decisioni veramente rivoluzionarie tese a proteggere la rivoluzione, quindi si è lasciato margine, si è lasciato spazio ai fini di una controrivoluzione, di cui adesso vi illustro un esempio. Perché sostanzialmente si tratta qua di un regime dittatoriale che ha detenuto il potere durante 30 anni, durante un periodo di 30 anni. Le persone si adattano benissimo a una realtà del genere, c'è la corruzione in tutti gli ambiti, c'è chi si arricchisce e non è che tutto questo sistema sia stato ripulito. D'accordo, è stato rimosso dalla sua carica Mubarak e questo è già un successo. Ha dovuto comparire davanti alla giustizia, questo è già un successo per l'Egitto e per l'intera regione. E quando c'era questo momento della prima comparsa di Mubarak davanti al giudice, mi ricordo del momento in cui il giudice chiede a Mohammed Hosni Mubarak e la risposta presente, signore. E quindi a quel punto mi sono detto questa è una nuova epoca, è una svolta, questa persona presente non è più la persona che considerava come padre della nazione, come simbolo della nazione, è semplicemente un funzionario, un servitore pubblico che adesso deve rispondere alla giustizia dei suoi delitti. Comunque, come dicevo, il sistema non è stato interamente ripulito, quindi ci sono delle persone che lavorano affinché adesso ci sia un rallentamento della rivoluzione, ma c'è la volontà degli egiziani di protestare. C'era ad esempio la manifestazione molto importante per impedire che i civili vengano giudicati davanti ai tribunali militari. E chiaramente c'è una controrivoluzione in atto ad opera di elementi vicini al vecchio regime, ci sono settori dei media che sono controllati da questi elementi, dal vecchio regime, ci sono poi dei siti internet che sono proposti, che sono gestiti da loro, quindi arrivano anche degli email che dicono alla gente che nessuno va più a partecipare a tale manifestazione, tutto pur di disinnescare la rivoluzione. E in televisione poi ci sono degli annunci che non ha senso andare a manifestare di nuovo, ci si chiede perché. Però vedo con piacere che possiamo registrare ancora 1 milione di presenze a sostegno della rivoluzione quando c'è una manifestazione in piazza Tahrir. Quindi la rivoluzione è tutelata, la rivoluzione è protetta dalla gente della rivoluzione, non da altri. A proposito di Mohammed Hosni Mubarak sotto processo, avrete visto su tutti i telegiornali italiani che non solo era in barella ma era dietro delle sbarre e si è molto caricato di significato il fatto che Hosni Mubarak, l'ex presidente, fosse in una gabbia. Vorrei farvi notare, perché questo secondo me è importante anche per la domanda successiva che gli farò, che è l'ultima prima di dare spazio alle domande del pubblico,
che dietro quella gabbia ci sono stati tutti gli imputati egiziani che sono stati portati di fronte a un tribunale e che cioè a Hosni Mubarak non è stato riservato un trattamento diverso rispetto al trattamento che è stato riservato ai detenuti politici e ai criminali comuni. Anche loro sono stati messi dietro quelle sbarre e a Hosni Mubarak è stato dato lo stesso trattamento che lui ha fatto dare agli altri. Questo per dire che dovremmo anche ogni tanto riflettere sul passato per capire quello che sta succedendo anche a un ex presidente e un ex dittatore. Non è stato umiliato se non nella miseria in cui sono stati umiliati tutti gli egiziani di fronte a un tribunale. E questo mi porta all'ultima domanda, e cioè che riguarda noi. E io gli vorrei chiedere cosa noi italiani ed europei non dobbiamo fare nei confronti del Nuovo Egitto per aiutare il Nuovo Egitto. Well, I don't use Italy or the West as a collective term because there is a very big difference between the reaction of the people in the West and the reaction of the governments. Ritengo che quando si parla della reazione dell'atteggiamento occidentale di fronte agli eventi, ritengo che non si possa parlare in senso lato collettivo, universale, di un Occidente o di un'Italia, ad esempio, perché c'è diversità tra la risposta, la reazione del popolo e la risposta governativa di fronte a quanto accaduto in Egitto. Eravamo sostenuti dalla gente sin dal primo giorno, questo lo sapevamo, perché una rivoluzione è una manifestazione umana, le persone muoiono per la libertà, per la propria dignità, quindi qualsiasi essere umano nel mondo può identificarsi con questo e esprimere solidarietà, manifestare solidarietà, questo che sia nel mondo arabo o occidentale. E quindi questo sostegno popolare c'era e sapevamo di poter contare su di esso sin dall'inizio. Però il nostro problema è con i governi occidentali, soprattutto certi governi di destra, perché sono molto molto bravi a parlare con parole bellissime della democrazia mentre sostengono in realtà i regimi dittatoriali. E mi dispiace dirlo, ma Mubarak godeva del sostegno di governi occidentali, sostenevano Mubarak pur sapendo chi era e il genere di crimine che aveva perpetrato contro il proprio popolo. Quindi penso che sia giunto il momento in cui i governi europei devono difendere e devono sostenere dei principi, dei valori, perché noi rispettiamo nell'Occidente, nell'Europa, una civiltà, non un esercito, rispettiamo la civiltà, rispettiamo l'arte, la cultura, una difesa dei valori umani, una difesa della democrazia. Quindi adesso è giunto il momento in cui i governi occidentali devono sostenere questi valori e questi principi. È un po' come quello che dicevo di Che Guevara prima, quindi è giunto il momento in cui i governi occidentali devono fare quello che dicono, perché per ora c'è una cesura tra quello che dicono e quello che fanno. What Ernesto Guevara said, to really to do what they say, because they say something and they do something else. I hope that this will happen.